cosa insegna secondo lei percorrere la vita in bicicletta? Che cosa si può imparare dal percorrere la vita in bicicletta? E si impara a conoscere la natura più da vicino. Si può percorrere spazi abbastanza grandi vivendo nella natura. A piedi si fa spazi molto più corti e in macchina si fa spazi molto più lunghi, ma non si vive nella natura. Che impressione le dà la sua vita vista a ritroso, pensando alla bicicletta, in salita o in discesa? Non saprei, io direi in pianura. Cioè, non è che sono andata né avanti né indietro, è stata una vita fortunata, una bella vita tutto sommato. Quando ha capito che era la fisica la sua strada? Ah, tardi. Quando mi sono iscritta a fisica mi sono trovata subito bene e ho cominciato a studiare più volentieri al liceo. Però inizialmente si era iscritta a lettere. Perché non sapevo, non conoscevo altro. Poi avevo molta facilità per scrivere, quella ce l'ho ancora. E quindi i miei pensavano che avrei fatto la giornalista, forse. Ecco, che tipo di indirizzo le avevano dato i suoi e che influenza ha avuto nelle scelte della sua vita? Beh, del rispetto della libertà, della giustizia ed avere fiducia in se stessi. Il rispetto anche per le vite di tutti gli esseri, da lì anche il fatto di essere vegetariana, giusto? Sì, ma io ero vegetariana quando sono nata, perché appunto avevo aderito alla teosofia, che è una filosofia indiana, che predica il rispetto per tutte le forme di vita e quindi il rispetto degli animali. Poi gli animali mi hanno sempre attratto. Come si faceva ricerca allora e come si fa oggi? Qual è il suo punto di vista sul mondo della ricerca in Italia attualmente? Beh, la ricerca si fa in maniera molto diversa perché la strumentazione è diversa, perché oggi non c'è più la possibilità di fare ognuno un vero e proprio strumentino in cui fa la propria ricerchina. Oggi ci vogliono grossi strumenti e per cui si è internazionalizzata molto la ricerca, anche se poi si lavora in gruppo spesso più isolati come una volta, perché c'è bisogno di tante competenze e quindi il modo di lavorare è cambiato, però insomma c'è sempre lo spirito di competizione, di riuscire a far meglio degli altri, di vincere. Qual è stata la cosa che ha dato più soddisfazione in questo lavoro di scoperta, di ricerca? Ma il lavoro di essere riuscita a spiegare certi fenomeni che sembravano misteriosi, anche grazie alla possibilità di osservare dallo spazio, che prima non c'era, fa dei modelli di stelle che soddisfacevano, rispondevano alle osservazioni. Quindi un contributo a capire un po' di più certi oggetti strani.